non c'è la risposta giusta, la risposta sbagliata, ok? Allora vi chiederemo di far così, di prendere carta e penna. Questo esperimento è stato fatto ad un gruppo di persone, un esperimento famoso. Quello che abbiamo fatto è stato di gettare un'ancora, si dice in gergo. Abbiamo gettato un'ancora. Grande, l'esperimento funziona. Noi abbiamo voluto condizionarvi. Come abbiamo fatto? Semplice, abbiamo gettato l'ancora. È più bella la ragazza A o la ragazza B? Aspettate. Immaginate che io voglia farvi apparire più bella B. C'è un modo, avete capito ormai il trucco. Io devo prendere una persona tremendamente simile a me, ma palesemente più brutta di me. Ci sono una serie di effetti che possono condizionarci, anche se non ne siamo consapevoli. Ragazzi, avete 1000 euro da investire. I dati che vi diamo sono reali. E avete la possibilità di investire questi 1000 euro per 10 anni. Il primo modo è con un rendimento annuo dello 0,21%. Che cosa vuol dire? Tra 10 anni riceverete i vostri 1000 euro che avevate investito più 21. Grande investimento. Investimento di 10,52% annuo. Tra 10 anni vi daranno altri 1052 euro. Tra A e B, insomma, chiunque sceglierebbe B. Ma aspettate, la possibilità A era riferita ai titoli di Stato tedeschi. Quelli sono titoli di Stato greci. La domanda è: a cosa state pensando? Poi se mi dite A, vi do 100 euro. Se mi dite B, lancio una moneta. Se viene testa non vi do niente, ma se viene croce vi do 200 euro. Ora noi speriamo che Kahneman abbia ragione, perché adesso vi chiediamo di votare. Grande, funziona. La nostra testa non mette le reali probabilità, ma mette quello che noi percepiamo per probabilità. Sono gli unici due ingredienti che dobbiamo usare e non sappiamo usare né uno né l'altro. Ora in questo giochetto scenderemo in ogni posizione verso cose sempre più improbabili, sempre più improbabili. Qual è la probabilità che Paolo, nei prossimi 365 giorni, muoia in un incidente stradale? Qual è la probabilità che Paolo, nei prossimi 365 giorni, muoia in un incidente aereo? Qual è la probabilità di telefonare a casa di Gigi Buffon digitando un numero di telefono di Torino a caso? Facciamo uno scherzo telefonico, sì. No, vi lasciamo il numero e provate tutti oggi a chiamare questo numero. Un bravissimo statistico inglese che ha scritto da poco un libro dice: se una cosa è più improbabile di 1 su 1 milione, consideriamola impossibile. Impariamo, visto che gli effetti che ci scombinano la testa sono tanti, impariamo a considerare tutto ciò che è più improbabile di 1 su 1 milione come praticamente impossibile.